Benvenuti cari amici di bytesidea.net. Oggi siamo qui per fare un nuovo super video confronto. Ho deciso di confrontare insieme a voi tre telefoni, come potete vedere qua: l'LG G2, il Samsung Galaxy Note 3 e il nuovissimo Lumia 1520, per vedere quali sono le caratteristiche per le quali mi hanno colpito. Ognuno di questi telefoni mi appassiona, mi piace e li considero i telefoni migliori al momento sul mercato, gli smartphone migliori, ognuno con le sue caratteristiche. Allora, partiamo con un primo unboxing e analizziamo le caratteristiche. Partiamo con l'LG G2, che sto utilizzando già da un mesetto. Come potete vedere, confezione molto compatta, con il pin per levare la schedina. Sotto troviamo auricolari quad bit 2 con i gommini, un piccolo manuale di istruzioni, il caricabatterie e il cavo USB. Componiamo la confezione e la mettiamo da parte. Ecco qua, questo è il nostro LG G2. Come dimensioni possiamo dire che è un 5,2 pollici di schermo, praticamente senza cornice, lo schermo arriva a filo, con la particolarità dei tasti posteriori. Fotocamera 13 megapixel con il flash LED, monta un sistema operativo Android 4.2.2, un display, come abbiamo detto, full HD da 5,2 pollici, zero gap IPS, con un processore Snapdragon 800 da 2,26 GHz con 2 GB di RAM. Andiamo ad accendere. Intanto vediamo come si accende. Perché mi piace questo telefono? Allora, mi piace per la durata della batteria, che essendo una batteria da 3000 mAh dura veramente tanto, al pari circa del Galaxy Note 3, poco meno. E devo dire che anche come schermo mi piace la qualità del nero, pur essendo un IPS e quindi non un Super AMOLED. Dunque, visto che lo sto utilizzando da un mese, posso dire che il telefono è molto reattivo, consuma poca batteria, soprattutto mi ha stupito nella navigazione web. Il Galaxy Note 3 durante le varie sessioni web consuma un pelo più di batteria, è più ottimizzato il sistema operativo. L'unica cosa che non mi piace e che ho subito dovuto modificare attraverso il root e poi utilizzando il programma Xpose presente su XDA, sono i tasti a schermo. I tasti a schermo rubano parecchio spazio. In questo caso potete vedere che io li ho ridotti, ma la dimensione originale sarebbe dove vedete questa riga qua bianca, diciamo. Quindi occupa una gran parte, una gran fetta dello schermo, soprattutto nella parte quando si vanno a scrivere dei messaggi. Faccio vedere un esempio. Noi andiamo qui a scrivere, immaginate che la tastiera salga ancora di più e quindi c'è poco spazio per leggere, diciamo, i messaggi e le conversazioni. Per il resto è un ottimo telefono con un sistema operativo veramente ben ottimizzato, si sente tutta la potenza del quad core, ma pur non avendo, diciamo, una modalità di risparmio energetico che si possa sempre attivare, notiamo che non consuma, non ha un eccessivo consumo. Come particolarità ha in aggiunta anche lui la possibilità di controllare le televisioni attraverso gli infrarossi con il programma Quick Remote, che possiamo vedere qua. Ecco, ad esempio io non l'ho configurato, ma vi posso assicurare che è veramente utile e funziona con tutti i televisori presenti sul mercato. E la cosa veramente bella, oltre ad avere i tasti posteriori, è che con il doppio tap si può spengere o accendere lo schermo. Una cosa veramente utile, interessante, che è davvero una funzionalità nuova, porta una ventata di innovazione dentro Android. Devo dire che in questo mese si è veramente trovato bene. L'unico difetto è ogni tanto il segnale ballerino, cioè ha problemi a riagganciare la rete a cui si è connessi. Molte volte mi sono trovato ad essere, nonostante abito a Roma, fuori campo, fuori zona, nonostante il telefono però segnasse una tacca.
segna una o due tacche, ma in realtà risultiamo offline. Questo, vabbè, deriva da un aggiornamento software, cioè abbastanza semplicissimo aggiornamento software per risolvere il problema. La cosa ovviamente apprezzata è la tascabilità, perché è veramente ottima. Diciamo che con le dimensioni, poi fai un confronto sulle dimensioni, però in tasca ci sta veramente bene, si sente bene, le suonerie sono abbastanza alte, anche se non mi fanno impazzire. E devo dire che l'invenzione dei tasti posteriori, che all'inizio mi ha lasciato un po' scettico, soprattutto quello del volume, nell'utilizzo quotidiano, quando si impugna il telefono, sono veramente comodi, cioè ci serviva con questo gesto facilmente durante una telefonata per alzare e abbassare il volume. La cosa che mi ha lasciato un po' dubbioso è la fotocamera, pur essendo con lo stabilizzatore integrato ed avendo 13 megapixel, le foto di giorno in piena luminosità risultano effettivamente di qualità. Quelle di notte soffrono un po' troppo di rumore, sono un po' impastate, non sempre mi mette a fuoco precisamente. Anche le qualità di giorno, devo dire, i colori li ho trovati un po' troppo carichi, non molto realistici, cioè tende a evidenziare molto il rosa, il marrone, a renderlo molto acceso, una cosa che a me non piace. Lo schermo, l'abbiamo detto, è quasi una AMOLED e quindi adesso passerei al Galaxy Note 3. Galaxy Note 3, eccolo qui, facciamo un unboxing. Diciamo, questa confezione della Samsung che ultimamente non mi piace, devo dire che fanno veramente schifo, perché queste confezioni sì, sono fatte in carta riciclata, ma si rovinano in un modo pazzesco, una cosa veramente brutta. Il Galaxy è già fuori dalla scatola, eccolo qua, perché è il telefono che uso tutti i giorni, lo sto provando tutti i giorni ed è quello che più mi convince. Quindi finiamo l'unboxing della scatola. Come possiamo vedere, sotto la scatola ci stanno anche qui le varie manualistiche, gli auricolari con le cuffie in ear, carica batterie, cavo USB e addirittura le punte di cambio per il pennino. Infatti la grande particolarità del Note 3, che è un vantaggio, è il pennino presente, il pennino con tecnologia Wacom, che permette, giusto appunto, di utilizzarlo sullo schermo con tutte le varie funzioni della S Pen che ormai conoscete, perché sono state implementate rispetto al Note 2, ma non con tutte queste grosse novità. Come possiamo vedere, è un display da 5,7 pollici, Full HD Super AMOLED, con Android 4.3 Jelly Bean di serie. In questi giorni sto uscendo l'aggiornamento al 4.4.2 Android, quindi KitKat, con processore quad core da 2,3 GHz, sempre Snapdragon 800, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria espandibile attraverso la micro SD, cosa che l'LG no, la mia è una versione 32 GB ma non ha l'espansione di memoria, fotocamera posteriore da 13 megapixel, mentre quella anteriore da 2 megapixel. Vabbè, è inutile specificare che hanno tutti NFC, Bluetooth, Wi-Fi, tutto, connettività LTE, tutto quello che si può volere. Allora, il pregio di questo telefono è che nonostante sia un 5,7 pollici, le dimensioni in mano risultano comunque al limite della tascabilità, diciamo contenute. Quello che mi piace è la fluidità in generale del sistema, la possibilità di inserire un risparmio energetico che tagli la potenza del processore. Eccolo qua, vediamo, possiamo attivare e disattivare, è costantemente attivo, quindi se vogliamo massimizzare, diciamo, il risparmio della batteria possiamo sempre tenerlo attivo e durante le operazioni più banali, tra cui anche la navigazione web, non si nota di questo taglio di potenza del processore. Questo fa capire che, diciamo, al giorno d'oggi ci sono processori troppo potenti rispetto ai cellulari, insomma tutta questa potenza dei quad core sì, per molte cose serve, ma non sono indispensabili. Quello che mi piace logicamente, essendo una AMOLED, è la qualità dello schermo, soprattutto i neri, perché sono neri assoluti spengendosi, e la particolarità di questo telefono è il pennino, che è veramente un plus aggiuntivo, che è molto comodo per prendere appunti, per modificare email, documenti, scrivere sulle foto ed inviarle addirittura le mappe ai propri amici, una cosa veramente fantastica. Quello che mi lascia, diciamo, un po' perplesso è l'ottimizzazione di questa TouchWiz di Samsung, che risulta molte volte pesante, poco intuitiva
E rispetto all'LG consuma molto più batteria nelle operazioni che si fanno su uno smartphone, quindi consultazione di pagine web, in parità io ho trovato che consumi proprio più batteria, poi magari è ottimizzato e ne risparmia da altre parti, proprio nelle pagine web consuma di più. L'altra cosa che non mi piace di Samsung è questa finta pelle, questa texture dietro di similpelle, ma una cosa totalmente personale, per quanto il prezzo dello smartphone potrebbe consentire di utilizzare una cover in ecopelle. L'altra parte che non mi piace è la fotocamera 13 megapixel, nel senso che nella velocità di scatto delle foto. Allora, la fotocamera è performante, le qualità hanno, cioè, le foto hanno un'ottima qualità, però diciamo è lento a scattare, è lento e macchinoso, non è come su S4 che è molto più immediato e molto più fluido il processo. Quello che mi piace del design è l'estrema sottigliezza del device. Adesso poi faremo un confronto con tutti e tre i device una volta finito l'unboxing. Passiamo all'ultimo telefono, eccolo qua, il Lumia 1520. Appena arrivato in colorazione gialla, questo l'ho testato un paio di giorni e devo dire che per le sue dimensioni mi sembra un citofono. Ecco qua, leviamo il telefono. Allora, il Lumia 520 è un 6 pollici IPS Full HD, quindi con un IPS veramente bello, devo dire, mi piace. Il neon non è neissimo, però un pelo sotto rispetto al G2, mentre quello che mi piace è i colori delle foto, i colori in generale sono molto belli, quasi super AMOLED. Allora, è mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 800 da 2,2 GHz con 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, espandibile attraverso la micro SD, come il Note 3. Andiamo a vedere la confezione, il pin per levare la nano SIM e la micro SD. Al di sotto troviamo la confezione con la manualistica, gli auricolari, caricabatterie e il cavetto solito. Andiamolo ad accendere. Questo è il telefono con Windows Mobile, quindi un differente sistema operativo. E devo dire, quello che mi ha stupito di questo telefono è la batteria. Essendo una batteria da 3400 mAh, dura quanto il Samsung Galaxy Note 3. La particolarità è che è il primo Windows Phone che veramente mi soddisfa e mi permette di arrivare a sera con veramente tanta batteria residua. Ci faccio quasi 2 giorni di utilizzo medio. Quello che stupisce è come Windows Phone alla fine risulti sempre fluido su tutti i terminali. Nonostante abbia un processore veramente fantastico, cioè un quad core da 2,2 GHz, Windows Phone non gli serve. Diciamo, sì, lo sfrutta per tutte le caratteristiche, ma non ne ha veramente bisogno. Come possiamo vedere, il display è immenso, sono 6 pollici, ma la cosa che non mi piace è che Nokia continua a mettere troppa cornice nella parte superiore, come potete vedere, e nella parte inferiore. Vedete come ci sia tanta cornice rispetto allo schermo. Il sistema risulta fluido, anche le applicazioni dello store iniziano ad essere importanti e veramente ben fatte, come ad esempio Office. La suite Office e la suite, diciamo, e le email sono fantastiche su questo telefonino. Battono Android, battono iOS, qualsiasi cosa. È veramente ben fatto. La fluidità del sistema in generale è veramente impressionante, cioè anche lo scroll tra le applicazioni è fantastico. Un plus viene dato adesso dalle applicazioni di Nokia per tutto quanto riguarda la parte multimediale. Infatti monta una fotocamera PureView da 20 megapixel che diciamo riprende un po' l'ideologia del Lumia 1020 con la 41 megapixel e quindi con tutte le applicazioni tra cui Nokia, Nokia Pro Camera, Nokia Glenme, Nokia Creative Studio, Nokia, e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che Nokia fa veramente un'ottima ottimizzazione della parte multimediale e soprattutto della parte fotografica e permette quindi con la sua tecnologia di avere un plus che gli altri telefoni non hanno. La fotocamera è veramente bella, divertente da usare, quasi da professionisti, perché si possono fare dei settaggi veramente quasi da reflex, gli ISO, i tempi d'apertura e tutto quanto. Il sistema è veramente facile ed intuitivo, cioè scorre sempre bene, aprire i messaggi un attimo, così come le email. Non abbiamo problemi di sorta. È veramente, ecco, ad esempio, abbiamo questo qui che per installare il 30 giochi, guardiamo come l'email è fluida, lo zoom out e tutto quanto. Fa
funziona veramente bene, con una sincronizzazione fantastica che sincronizza addirittura in automatico i compleanni, le varie cose. Internet Explorer ci stupisce per la qualità. I difetti, logicamente, è che a mio avviso è veramente grosso, cioè è un telefono che sembra un citofono. Infatti passiamo ora a fare un confronto di dimensioni tra i tre terminali e, come possiamo vedere, se li mettiamo uno sopra l'altro, ora una cosa un po' ardita, però possiamo vedere come, ecco qua, ci sia questa differenza di dimensioni. Addirittura il Lumia è molto più grosso del Note, nonostante avendo un display da 0,3 pollici maggiore, e quello che mi stupisce è veramente il fatto di dimensioni. Possiamo vederla anche qui di lato, è veramente qualcosa di impressionante. Devo dire che come spessore il più sottile risulta essere il Note 3, seguito il Nokia Pi, solo che diciamo il Nokia e l'LG mantengono più o meno la stessa dimensione, come possiamo notare, senza considerare che il Nokia ha la fotocamera con lo stabilizzatore ottico che spunta leggermente. Qua li mettiamo qui affiancati e, come possiamo vedere, il confronto di dimensioni risulta quasi essere impietoso, risultando il Lumia quello con il display più grande. Vediamo tutti i display accesi, non fate caso ai messaggi in arrivo, e devo dire, diciamo, eccoli qua. Per darvi un'idea, io non ho le mani totalmente grosse, ma in mano questo riesco più o meno a raggiungere tutta la zona del telefono. Questo ci arrivo ancora pelo pelo, questo mi è totalmente impossibile. Vi faccio vedere, scrivo un messaggio. Anche che la cosa buffa di questo Windows Mobile è che noi possiamo scrivere messaggi, possiamo ridurre la dimensione del testo qua dei messaggi ricevuti, ma non la dimensione della tastiera. Una tastiera veramente da giganti, cioè che con il pollice si fa fatica a coprirla tutta. In conclusione, allora, il mio preferito, come ho detto, è il Galaxy Note 3. Mi piace per la qualità in generale del telefono, mi piace per lo spessore e il peso contenuti nonostante le generose dimensioni, e perché ha il limite della portabilità. Una portabilità che però sfrutta in sé la potenzialità del pennino, cioè un plus. Il pennino molte volte vuole dire sì, vabbè, ma non lo utilizza, è una stupidaggine, ma in certi momenti, soprattutto sul lavoro, può essere veramente utile, quel plus in più. Quello che mi piace sono i 32 giga di memoria totalmente espandibili. Io adesso monto una micro SIM, cioè scusate, una micro SD da 64 giga, e quindi ho, diciamo, tutto lo spazio che voglio. La qualità telefonica, siamo sui massimi livelli, come segnale prende. L'unica cosa è un pelo al di sotto il wifi rispetto agli altri due. Io l'ho trovato magari a casa, prende leggermente meno. Quindi io tendo a, diciamo, questo è il top dei Windows Mobile per durata, qualità e tutto quanto, però tengo a scartare, è veramente grosso, cioè sembra un citofono all'orecchio, per strada sembriamo quasi ridicoli. Quindi lo tengo a scartare. Fra questi due, fondamentalmente il Note 3 ha un pelo più di autonomia ed è quello che mi convince, stando tutto il giorno fuori di casa e non avendo la possibilità di caricare il cellulare molto spesso. L'LG arriva secondo. Quello che non mi piace sono i tasti a schermo, che però ho potuto modificare tranquillamente, anche se non tutte le applicazioni sfruttano bene questa mia parte ridimensionata. Non mi piace la memoria non espandibile. Sì, ok, 32 GB sono tanti, perché al giorno d'oggi si utilizzano servizi come iCloud, Dropbox e queste cose qua. Però, diciamo, avere io che uso molto foto, video, insomma, o anche documenti pesanti, magari, averli sempre a portata di mano è un plus. Senza considerare che poi per trasferire i file, diciamo, può essere più facile spostare una micro SD rispetto a collegare il telefono al computer. L'unica cosa, insomma, poi è un discorso totalmente di dimensioni, perché le qualità costruttive sono identiche, le velocità e la potenza del processore siamo lì, non si notano difficoltà. Scegliete voi quale più vi piace. Spero che questo confronto vi sia piaciuto. L'ho fatto con l'idea di essere più un video confronto sulle sensazioni e non sui dati tecnici, la luminosità. Perché poi lo sappiamo, ognuno usa il telefono a modo suo, c'è chi si trova bene con uno, c'è chi si trova bene con l'altro. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prossimamente sempre qui su bytesidea.net.